Amici di Poker News, siamo in compagnia di Salvatore Giannino, siamo a ridosso del final table della tappa di marzo dell'IPT, siamo al casinò di Nuova Gorica. Una vecchia conoscenza, Salvatore, quindi cerchiamo di scoprire qualche curiosità nuova rispetto alle domande già fatte. Allora, Salvatore, innanzitutto una considerazione proprio a ridosso di questo final table, come ti senti in forma? Ma io sono di solito sempre sereno e avrei voluto avere un po' di chip in più per un motivo... mi sto giocando una sponsorizzazione, quindi per me è importante, perché PokerStars per me era un sogno, quindi e spero comunque quelle poche chip che ho di far bene come so far bene io quando sono corto. E infatti c'è grande attenzione sulla tua prestazione, perché tu sei uno dei due giocatori che potrebbe appunto strappare per la prossima stagione i buy-in dei main event pagati proprio da PokerStars. Il raggiungimento di un sogno per tanti, per te così a ridosso, ma al termine di una stagione in cui sei stato protagonista assoluto, cos'è stato che ti ha fatto fare un po' il salto di categoria? Ma ho avuto più tranquillità, perché io, come voi sapete, ho un'attività, quindi ho mio fratello adesso da 2 mesi con me, quindi mi dà serenità, tranquillità. Ieri era qui con me, con mio nipotino, e sono stati 2 giorni bellissimi, ci abbiamo passato assieme, loro mi stanno seguendo oggi dall'azienda. Si sono organizzato e organizzate, poi mi direte a che ora partirà lo stream, così loro saranno avvisati, perché devono lavorare. E quindi ho cambiato un attimino lo stile di gioco, e poi sono stato anche fortunato, perché ieri il torneo mi hanno tutte le mani, non ero mai sotto, però le carte che hanno tenuto, carte buone che ho viste, mi hanno tenuto. Quindi sono andato avanti al torneo, quindi sono ben contento. Condizioni quindi ottimali anche psicologicamente, sei tranquillo, hai avuto qui parte della tua famiglia, ma questa ipotetica sponsorizzazione, o comunque il fatto che PokerStars possa pagarti i buy-in, ti mette un po' di pressione aggiunta, giocherai in maniera diversa, terrai conto dell'avversario indiretto su questo obiettivo che può essere di Lauro, che strategia adotterai? Ma direi proprio di sì, anche perché io intanto devo ringraziare comunque fin qui la Sisal, perché mi ha sostenuto e sempre in modo amichevole. Quindi io non vorrei essere chiaro, non so oggi se mi vedrete probabilmente con una patch di poker, non lo so, perché è una situazione abbastanza complessa che si è creata col final table dell'IPT di Sanremo. Quindi cercherò di essere sereno, di essere corretto con tutti, perché Sisal mi ha dato una bella opportunità, non abbiamo fatto mai nulla di che, abbiamo solo fatto un accordo amichevole e ci siamo rispettati, sapevamo ben chiaro che c'era in atto questa classifica. E io ci terrei veramente tanto, perché PokerStars, comunque io ho iniziato a giocare e ci terrei, non so, adesso vedremo cosa succederà. Ma per un giocatore come te, adesso tecnicamente, poi sei sempre presente comunque ai main event, o se non lo sei sempre, lo sei in quasi tutti i tornei, cos'è che cambia davvero? Il fatto comunque magari di non tirare fuori i soldi di tasca propria dà quel pizzico di tranquillità in più, o magari anche il rispetto nell'ambiente di essere comunque un giocatore a questo punto professionista quasi a tutti gli effetti? Ma devo dire che per quanto riguarda i buy-in non vorrei essere magari presuntuoso, per fortuna non ho problemi di buy-in. Quindi ieri ho fatto un torneo, devo dire una parola un po', magari non so se si può dire, mi sono quasi prostituito dicendo non mi collare, perché ho giocato in modo veramente... non con paura, però cercate sempre di far foldare anche l'altro mio amico... gli ho detto non collarmi, sono forte, insomma lui mi ha collato, mi ha fatto da ball a pare, però non volevo per un motivo semplice, perché comunque io lo sponsor è qualcosa di prestigio, anche perché io comunque ne ho fatte di, sono da 2 anni e mezzo di gioco, penso di aver fatto qualche risultato, la gente parla, ovviamente parla e sparla, c'è gente ipocrita che però magari ti saluta e poi dopo di dietro dice le barzellette e dice le cose che proprio sono al contrario di quello che sono realmente. Perché io ieri, non dimentichiamo che ho iniziato un torneo con un giocatore che ho conosciuto e poi alla fine abbiamo fatto amicizia al tavolo, che si chiama Mario, adesso non so il cappellino, non so adesso il cognome, che mi ha fatto una roba all'inizio, ero già cipriota assurda, quindi ho iniziato il torneo proprio veramente in discesa. Sono rimasto con 8.000 dicendogli spero di non pagarti un set al turn di 3, perché sennò veramente mi fai tittare.
e aveva veramente due o tre maxi, ma però non stiamo a spiegare la mano perché c'era. Quindi sono rimasto un 8.000 all'inizio del torneo, al primo livello, al 50 c'era, eravamo al secondo livello. E quindi ho iniziato tutto in salita, veramente in salita, dopo che avevo detto anche c'era questa situazione e quindi giocavo magari in questa zona. Quindi per me il fatto di avere una patch e poi di cercare di dar qualcosa a quella patch, come ho fatto con Sisal. E non so, perché non so cosa succederà, magari chissà che sarà ancora con Sisal o poco, non lo so. Però con Sisal diciamo, ho avuto un rapporto bellissimo e io li ringrazio, non è detto che comunque non si continui. Però probabilmente magari oggi chissà cosa succederà. Una curiosità adesso invece, al di là di questo torneo che ti vede protagonista, oramai sei sulla scena, come dicevi tu, da 2 anni e mezzo, conosci bene il nostro movimento, quali sono un po' le critiche che fai al nostro movimento, visto che comunque a livello internazionale europeo manca ancora qualche risultato con continuità? Sì, una picca, però manca ancora la zampata che porti davvero il nostro movimento di Texas con l'attenzione che merita. Ma io mi rendo, cioè qui in Italia, io gioco in Italia, ho giocato anche all'estero, i livelli sono, cioè siamo indietro di tanto, oltretutto c'è un problema grosso. E io ieri sera sfogliavo i forum, ho visto, non so, in Austria, vedevo il sito, perché c'è un mio amico Lusso e altri amici italiani, eccetera, eccetera, stanno giocando lì in Austria, che li saluto oltretutto. E ho visto delle robe assurde, cioè che sulla lista degli iscritti sono tutti qualificati. Quindi il problema grosso che c'è secondo me adesso nel live è che ci sono tanti qualificati. Il gioco online è totalmente diverso dal live. Io ho due jack, io personalmente io gioco su PokerStars, su Sisal, gioco un po' su tutti i siti. Gioco poco per divertirmi, mi addormento, mi rilasso, quindi proprio io non gioco tantissimo. E mi sono reso conto che io se faccio un race e uno mi fa il race all-in, io due jack non riesco a buttarli via su internet. Se sono dal vivo io parlo di me, sì. È chiaro, però penso che questa cosa, questa considerazione si possa fare un po' magari su una fascia non totale, ma pensi che siamo un po', si è capito, certo, quello che voglio dire. Quindi io non li butto per due jack. E così succede adesso quando viene un ragazzetto che si è qualificato con 10 euro a giocare questi tornei, diventa difficile veramente per tutti. Beh, poi la tua esperienza indubbiamente ti aiuta anche nella lettura di quelli che possono essere i tell, quindi a valutare i due jack e vedendo l'avversario di fronte comunque hai un bagaglio di informazioni aggiunto che se sei un professionista o comunque una persona così dentro il settore come sei tu sicuramente possono essere giocati in maniera diversa. Ma io penso che sto iniziando a capire tante cose, perché comunque ci sono veramente giocatori che sono veramente molto più forti di me. Insomma, c'è Benelli, abbiamo avuto uno scambio a Sanremo che è molto bravo, c'è Mazzia, c'è Swiss, c'è Isaia, Pagano, c'è gente che veramente sono bravi. Io qualcosina sto a prendere, penso di fare il mio gioco, penso che qualcosa per essere arrivati in alcuni tornei. Indubbiamente sei modesto, Salvatore, perché poi alcuni nomi sicuramente di rilievo, come hai menzionato tu, ci sono. Un'ultima curiosità, hai avuto qualche scaramanzia, qualche regola personale che adotti prima di un torneo, di un tavolo così importante? O niente, briglie sciolte? No, assolutamente no. Non ho. C'è una monetina, mi ha regalato il mio amico Mondella, che è un mio amico, l'ho conosciuto da poco, un mio amico, mi ha regalato una monetina, l'ho tenuto con le fisciere, non lo so, ce l'ho, chissà che magari, però non credo queste cose. Non ci crediamo, però intanto lo teniamo, meglio non così. Però non ci credo, assolutamente. Avevo messo la maglietta che avevo vinto, però siccome l'avevo messa già stamattina, io sono abbastanza un po', mi faccio docce magari 2 volte al giorno, sono un po', mi piace un po' la pulizia, sono andato in camera e l'ho cambiata, non ce l'ho più, l'ho ricambiata. Vabbè, sei ordinatissimo, Salvatore. Ordinato non danno, mi sono vestito un po' proprio da ragazzetto, però va bene così, bisogna anche fare questo in questo modo. Va bene, poi ti vedremo anche su Italia 1, intanto dire a proprio a pochi minuti dall'inizio di questo Final Table, ti auguriamo in bocca al lupo e ci limitiamo a questo. Perfetto. Io volevo sapere chi ho il piacere, perché volevo salutare. Poker News. Io saluto tutti quelli di Poker News, saluto tutti i miei amici e non amici, quelli che mi parlano, quelli che giungono in aula, perché va bene, parlatene sempre, che a me fa solo piacere, in ogni caso, positivo o negativo. Va bene, grazie Salvatore. Ciao.